Conversano vince la 27esima Coppa Italia femminile e c'entra, un record storico nella storia della pallamano italiana, conquistando per il quarto anno consecutivo il trofeo. Avversaria di una finale intensa, Oderzo matricola e protagonista di una Final Eight di altissimo livello, vissuta eliminando in semifinale le campionesse d'Italia di Salerno e restando in partita alla cospetto di Conversano sino ai minuti conclusivi. Barani, ecco Ganga. Il piedeperno di Ganga che va dentro, fa un gran gol Giusy Ganga adesso. Sempre Ganga, sempre Meneghin. E c'è il gol, anche se Meneghin aveva tentato di posizionarsi in maniera differente rispetto... Oderzo in vantaggio 12-11 dopo i primi 30 minuti, si decide tutto nella ripresa quando Babbo sale in cattedra e Conversano allunga fino al più 3. Il missile di Giorgia Di Pietro, assolutamente imparabile, palla all'incrocio dei pali, gran bordata, il lancio per Giada Babbo, virgola, è un gol spettacolare di Giada Babbo. Al 26-23 conclusivo è festa grande, Conversano alza al cielo la quarta Coppa Italia della sua storia. È un poker che vale un posto d'onore nell'albo d'oro della pallamano italiana. In quasi 2000 sugli spalti al Pala San Giacomo, a coronamento di una manifestazione che ha confermato la Puglia come terra di pallamano e che ha ottenuto riscontri lusinghieri anche a distanza. 107.000 spettatori nel corso della diretta finale in TV su Sport Italia, a cui sommare i 45.000 spettatori totalizzati in live streaming su Pallamano TV. E fra pochi giorni si replica in campo gli uomini, ancora Coppa Italia, ancora Pala San Giacomo, appuntamento dal 16 al 18 febbraio con finale alle ore 20, nuovamente in diretta TV su Sport Italia. Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Handball Mania, il settimanale d'approfondimento sulla pallamano italiana. Ospite quest'oggi il direttore tecnico delle nazionali azzurre, Riccardo Trillini. Riccardo, celebriamo in apertura di questo appuntamento il successo del Conversano che alla Pala San Giacomo si è imposto in una finale davvero molto tirata, molto combattuta sulla sorpresa Oderzo, quarto titolo, quarto trofeo consecutivo per l'Indeco Conversano che pur avendo perso rispetto alla passata stagione due pezzi da 90 come Laura Rotondo e Rassai Duran riesce comunque a confermarsi nel gota della pallamano femminile italiana. È vero, è una squadra che da tempo ottiene risultati e adesso, anche se ha perso alcune giocatrici importanti, è una squadra che gioca molto ordinata e questa abitudine a giocare insieme, quasi invece che essere un limite, giocare in sette è diventata una forza perché si trovano a meraviglia, fanno un gioco semplice ma allo stesso tempo di alta qualità, soprattutto in seconda fase, ha un pivot che viene ad aiutare le compagne. Mi è piaciuto molto, per cui ha meritato sicuramente la vittoria di questa Coppa Italia. E allora Indeco Conversano che si aggiudica il quarto trofeo consecutivo, autentico record della storia della pallamano italiana, al secondo posto la sorpresa, la matricola Oderzo che ha un po' sorpreso appunto tutte le altre contendenti eliminando il Cassano Magnago ai rigori nei quarti di finale, la Iomi Salerno grande favorita in semifinale, poi rendendo durissima la vita all'Indeco Conversano in finale. Al terzo posto la Iomi Salerno, quarta classificata il Dosso Buono. Ecco la novità di questa edizione, la presenza di due formazioni venete, Oderzo e Dosso Buono tra le prime quattro. Questo è un segnale importante, no coach? Sì, soprattutto perché ci sono altre squadre che possono vincere alcune partite del campionato. Questo fa sì che al di là del risultato finale, che credo che comunque sarà sempre un gioco tra Salerno e Conversano, questo può portare a alzare un po' il livello della preparazione settimanale a queste partite. Questo abbiamo bisogno perché il livello del campionato non è importante ora quantificare il livello, ma è importante creare partite competitive che possono far sì che durante la settimana tutta la squadra si alleni a un più alto livello. Di questo sono contento e Oderzo ha dimostrato che potrà vincere altre partite anche in campionato. E allora dopo la copertina che ha anticipato la presentazione di questo numero vediamo il resoconto tecnico della manifestazione affidato al servizio realizzato da Matteo Aldamonte.
e alla fine vince Conversano anche stavolta. Nonostante il cambio di guida tecnica a stagione in corso, nonostante la partenza di Arasai Duran a inizio stagione e di Laura Rotondo a gennaio, due giocatrici con un paio di centinaia di gol nelle mani, sul gradino più alto del podio quando si parla di Coppa Italia salgono sempre le pugliesi. Poker, quarta volta nella storia, è record, non era mai accaduto nell'albo d'oro della pallamano femminile che una squadra riuscisse a vincere per 4 anni consecutivi il trofeo federale per eccellenza. Negli uomini l'impresa era riuscita solamente al Rovereto tra il 75 e l'80, altri tempi comunque. Come l'Araba Fenice, Conversano ha saputo rinascere ogni volta, ripartire, vincere ancora, in casa, davanti ai 2000 spettatori di un Pala San Giacomo, ancora una volta perfetto teatro per le grandi manifestazioni della pallamano Made in Italy. Ma al termine della Final Eight che ha assegnato per la 27esima volta la Coppa Italia alla femminile, fermarsi alle sole vincitrici, errore da non commettere, leggerezza da evitare. I dati tecnici in evidenza, i verdetti arrivati sono più di uno. A cominciare dalla finalista, la Mechanic System Wurps Oderzo, autrice di un capolavoro autentico nel segno inconfondibile di Neven Andreasic, una vecchia volpe del nostro movimento, spedita a casa Cassano Magnago ai quarti e soprattutto Salerno, campione d'Italia in carica in semifinale. Oderzo ha sognato fino alla fine, fino ai secondi conclusivi, tenendo accesa la fiamma della speranza. Del resto era targata Neven Andreasic la prima vittoria della Coppa Italia nel nostro paese, conquistata dalla Cassano Magnago, e allora perché non provarci anche stavolta? Applausi per Oderzo e applausi anche per Brescia, entrata da ottava in campionato e uscita da quinta nella classifica generale della Final Eight. Conferme sono poi giunte dalla Vemplast Dosso Buono, semifinalista e fermata a un passo dal podio. La testa delle ragazze del presidente Beghini va ora al campionato, terreno quest'ultimo su cui qualcuno vorrà costruire le sue reazioni. Leggi Cassano Magnago ottava, è troppo rimaneggiata per fare bene, ma soprattutto leggi Salerno. Costruita per vincere, la squadra allenata da Neven Rupez ha ceduto sotto i colpi della matricola Oderzo in semifinale, un blackout totale a cui porre rimedio in tempi brevi sfruttando le occasioni di riscatto offerte da campionato e playoff. Off scudetto, Final Eight con più di qualche sorpresa certo, ma anche troppo poco per dire se in chiave titolo italiano potranno esserci interpreti nuove rispetto al duo di sempre. Le variabili delle gare a eliminazione diretta vengono meno in campionato, dove pesano maggiormente invece i valori tecnici. A proposito, sabato intanto, per un curioso scherzo del calendario, c'è ancora Conversano Oderzo, come in finale, con le stesse interpreti. Dopo le emozioni, le grandi vibrazioni che ha saputo offrire questa edizione della Coppa Italia, la parola ai protagonisti, la gioia delle protagoniste dell'Indeco Conversano, la grande soddisfazione, l'orgoglio dell'Oderzo. Il presidente Balzano promette che questa finale centrata e persa di misura contro il Conversano non può e non deve rappresentare per la formazione veneta un punto d'arrivo, bensì un punto di partenza. Ascoltiamo le interviste realizzate al termine della finale di Coppa Italia vinta dall'Indeco Conversano. È stata una partita molto intensa, dopo la terza gara in 3 giorni, quindi anche le forze mancavano, però l'Oderzo ha fatto una grande partita, quindi merito a loro che ci hanno messo in difficoltà. Sono una squadra molto ben organizzata che addormenta anche un po' i ritmi, quindi è anche difficile gestire la difesa e poi cercare di ottimizzare l'attacco. Però ce l'abbiamo fatta, anche perché davanti al nostro pubblico ci tenevamo a far bene ed è stata comunque una gran bella partita, spero. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, hanno onorato la gara, erano stanche. Complimenti innanzitutto a Conversano che ha vinto questa Coppa Italia organizzata in casa. Noi un po' soffrivamo in qualche situazione, la situazione in campo era un po' scivoloso, per cui siamo inciampati in qualche errore, cose che succedono, però hanno dato il massimo. Un grandissimo applauso alla squadra che ha vinto la Coppa Italia a Conversano, e un grandissimo applauso di cuore alle mie atlete che hanno sofferto fino all'ultimo, hanno combattuto, e tre gol di scarto a casa di Conversano è un successone. E chiudiamo questa parentesi dedicata alla pallamano femminile parlando anche di nazionale, approfittando della presenza di Riccardo Trillini, perché l'Italia tra pochissimo comincerà a focalizzare le sue attenzioni sull'impegno contro la Slovacchia, doppio impegno contro la Slovacchia, primo appuntamento in Italia a Follonica il 21 marzo, preceduta però da una doppia amichevole contro la rappresentativa degli Stati Uniti, e sarà quella una
piacevolissima scoperta della pallamano femminile statunitense. Come arriva l'Italia a questo appuntamento, a questo doppio appuntamento contro la Slovacchia? Ma innanzitutto arriva dopo diversi stage che abbiamo fatto da quest'estate, dove abbiamo provato molte cose, quindi più collaudata, consapevole di alcune situazioni di gioco, per cui non dovremmo partire da zero come abbiamo fatto quasi contro la Polonia. Ora ci prepareremo con uno stage a Salerno dove ospitiamo gli Stati Uniti. Come hai appena detto, è una curiosità capire il livello di questa grande nazione. Siamo curiosi di sapere quanto interesse hanno per la pallamano. Faremo due amichevoli contro di loro con una squadra anche un po' sperimentale, perché purtroppo nella settimana che va dal 14 al 18 non abbiamo tutte le giocatrici che giocano all'estero impegnate nei loro campionati, per cui ci sarà una ossatura di squadra data dalle giocatrici del Salerno e del Conversano, con alcune ragazze giovani dove le metteremo alla prova. Poi ci trasferiremo a Follonica, dove invece penseremo più specificatamente per la partita contro la Slovacchia. Bene, e allora chiudiamo questa parentesi dedicata alla pallamano femminile, ci fermiamo pochi istanti di pausa e poi dopo ritorneremo per occuparci del settore maschile che si sta avvicinando a grandi passi alla conclusione della prima fase, quella che emetterà i verdetti definitivi per l'accesso alla pool scudetto e alla Final Eight di Coppa Italia, che si disputerà tra due settimane ancora qui al Pala San Giacomo. Ci fermiamo pochi istanti di pausa e poi ritorniamo di nuovo insieme. È iniziata la prevendita per la 75esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia. Non perdere l'occasione di assistere ad uno spettacolo unico. Prenota anche tu un posto in prima fila. Chiama il numero verde 800 62 2662 o visita il sito internazionalibnlditalia.com. Dal 7 al 20 maggio 2018 al Foro Italico lo spettacolo è di casa. L'inverno sembra non finire mai. Sorridi, riaprono le iscrizioni ai centri estivi della FIT per l'estate 2018. Visita il sito www.fitcentriestivi.it e scrivici a centriestivi@federtennis.it oppure chiama il numero 06 8715 3570. Brallo, Serramazzoni, Castel di Sangro e Trabia ti aspettano per un'esperienza indimenticabile. Centri Estivi FIT, l'estate dentro di te. Abbiamo parlato e soffermato la nostra attenzione, Trillini, su quello che l'impegno che attende la nazionale femminile in Slovacchia. Questo accadrà prossimo 21 marzo. Bisognerà invece attendere ancora abbastanza per rivedere all'opera la nazionale maschile, che ha lasciato davvero ha fatto un'ottima impressione nel corso delle gare di qualificazione ai mondiali che sono tenute a Bolzano. Sì, questo è vero, adesso dobbiamo lasciare spazio al campionato che, come appena detto, entra nella fase cruciale. E i giocatori si concentreranno, soprattutto quelli che giocano in Italia, su questo e ci ritroveremo il 1 aprile per fare una preparazione a un torneo di una settimana dal 1 all'8 aprile. Abbiamo fatto un discreto risultato che, al di là delle vittorie o le sconfitte, ha mostrato una nazionale viva, che è molto vivace, diciamo così, e non si dà per vinta, per cui dovremo continuare. Purtroppo non si lavora tutte le settimane insieme, quindi bisognerà che i ragazzi vivano il loro impegno con il campionato e poi ci ritroveremo a giugno per preparare i giochi del Mediterraneo. E allora, i giochi del Mediterraneo che rappresentano tappa fondamentale per l'intero movimento, cominciamo insomma in qualche modo a sfogliare le nostre pagine, quelle dedicate al massimo campionato maschile, partendo dal girone A. Vediamo il servizio. Abbiamo un nome, Pressano,
E dai trentini che arriva la notizia più significativa del sabato nel girone A. La squadra di Branko Dumnic è una certezza della 1 maschile, secondo posto matematico grazie ad una vittoria convincente in casa di Bressanone 28-24 nella partita più attesa. Pool playoff, accesso al girone unico della stagione prossima e qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia blindata, tutto in un colpo solo per Di Maggio e compagni che si godono il momento d'oro e chissà fantasticano sul colpaccio in casa di Bolzano stasera. La squadra di Alessandro Fusina intanto è tornata a vincere 28-21 alla Trieste, che resta però agganciato a un terzo posto le cui sorti saranno tutte da decidere negli ultimi 120 minuti di stagione regolare. Attenti alla Cassano Magnago, attesi oggi dal Mezzocorona, i ragazzi di Davide Colec hanno rialzato la testa dopo un momento no, mettendo in fila 4 vittorie consecutive e portandosi a meno 2 proprio da Trieste e Bressanone, quest'ultima avversaria di turno sabato alla Palatacca. Impresa possibile? Naturalmente sì, e allora vietato distrarsi. Bolzano da tempo già promossa alla pool scudetto, si aggiunge il Bressano che è riuscito nello scontro diretto a battere il Bressanone, sovvertendo anche un po' quelli che erano i pronostici. Non ti vedo molto convinto. No, sì, come stavi dicendo, davano per favorito il Bressanone, tuttavia il Bressano ha sempre giocato bene ultimamente, diciamo da diversi anni, per cui ci si poteva aspettare un risultato del genere. Pensando che ha perso qualche pezzo da 90 nel corso dell'ultima sessione estiva del mercato, ma ciò nonostante, ecco, basandosi ancora su un gioco collaudato, sulla conoscenza profonda di Dumnic, di quello che è il contesto, è riuscito. Credo che la garanzia sia l'allenatore, che in questi anni ha dato una grande impronta del suo gioco, e questo viene fuori anche con delle assenze importanti, per cui il Bressano resterà tra le squadre che lotteranno fino alla fine. Intanto ha già staccato il pass sia per la pool scudetto che per la Final 8. Dal girone A al girone B, dove il Bologna ormai ha già orientato i radar sia in direzione Conversano per la Final 8 Coppa Italia sia per la pool scudetto, ed è grandissima lotta, anche molto incerta, per la conquista del secondo posto. Vediamo il servizio. Trend ribaltati, andamenti stravolti, serie positive mandate all'aria, certezze poi neanche a parlarne, tutto è accaduto, tutto può ancora succedere in un girone B della 1 maschile che ha assegnato un solo piazzamento che conta ed è il primo posto del Bologna. Alle spalle dei ragazzi allenati da Beppe Tedesco è una corsa forsennata senza punti di riferimento. Prendete Cingoli ad esempio, il più 7 rifilato alla Colonia la settimana scorsa diventa improvvisamente peso relativo, minimo, perché i marchigiani cadono sotto i colpi di un Oriago che gioca alla perfezione il ruolo del guastafeste. Il secondo posto torna al Cologne, che pure fatica contro Romagna e non va oltre il pareggio, ma gli uomini di Cocuzza hanno sabato prossimo in casa di Bologna una chance più unica che rara di accedere alla pool playoff senza dover tenere conto di spareggi e purgatori vari. Con la sua vittoria intanto l'Oriago ha rimesso in discussione anche il discorso legato alla terza e quarto posto. Al tavolo tra i commensali più affamati c'è anche Teramo, 17 punti gli stessi dei padovani e le Cingoli da affrontare sabato. La situazione è intricata, difficile da decifrare. C'è una sola cosa sicura: il prossimo sabato della 1 sarà portatore degli ultimi verdetti. Ecco Trillini, sembrava che il Cingoli, dopo la vittoria importante ottenuta ai danni del Cologne, potesse insomma prendere il largo, invece è arrivata una sconfitta, non ne ha approfittato il Cologne, fermato sulla pari, insomma è veramente molto incerto. Questo ha testimoniato il grande equilibrio di questo girone, che magari viene dato per me di qualità inferiore agli altri due, ma sicuramente una competitività maggiore, un equilibrio maggiore. Lo vediamo fino ad una giornata dalla fine, ancora il secondo posto è largamente in discussione. Assolutamente sì, ci sarà lotta fino all'ultimo secondo dell'ultima gara per decidere chi farà compagnia al Bologna nella pool scudetto e soprattutto nella Final 8 di Coppa Italia. Giochi fatti invece per quanto riguarda le prime due posizioni nel girone C, girone assolutamente dominato da Fasano e Conversano. Fondi, Noci, Siracusa soprattutto contano però di strappare in extremis il terzo posto, il terzo pass per poter accedere quantomeno direttamente alla Final 8. Vediamo il servizio.
A una giornata dal termine della regular season, Fondi resta in pole position per il terzo posto e anzi gli uomini del tecnico Giacinto De Santis, che pure riposavano nell'ultimo fine settimana, godono delle sconfitte di tutte le dirette concorrenti. L'Albatros Siracusa lotta ma viene superato sul 22-19 per mano della Junior Raffasano. Scivola anche il Noci, sconfitto in casa sul 28-27 dal Gaeta. Emozioni a gogo nel derby del Sannio, vinto dalla Valentino Ferrara 28-21 contro Benevento. Conversano intanto fa le prove di Coppa Italia, 30-18 per la Tarafino Band sul campo del Ragusa. Fanalino di coda è rimasto a secco di punti. Il prossimo sabato decide anche qui molto dei destini delle formazioni del girone C. Data per chiusa la lotta, i primi due piazzamenti in mano a Conversano e Fasano, dietro Fondi e attesa da una trasferta al Pala San Giacomo che può valere qualcosa in più della sola qualificazione alla pool promozione. Occhio anche ad Albatro Noci col Pala Lobello, altro campo centrale della 18ª giornata. Fasano, Conversano, poi Bagar, un po' come avviene nel girone B, lì per il secondo posto, qui per il terzo posto con Siracusa, Fondi, Noci che ancora sperano di staccare il terzo passo. Sì, diciamo che innanzitutto questo girone presenta una differenza tra le prime due e le altre, una differenza importante non data solamente dal punteggio ma anche dalla qualità del gioco e del numero dei giocatori. E ora vedremo cosa capiterà per le qualificazioni, diciamo che è tutto anche lì molto aperto, vedremo. Ecco, ti faccio il nome di un giocatore che potrebbe in qualche modo alterare gli equilibri in questa parte finale della stagione, quando si comincerà a lottare concretamente, realmente per i titoli, a cominciare appunto dalla finaletta di Coppa Italia. Il nome è quello di Ricco Belli, che abbiamo intervistato, lo ascoltiamo, ci spiega anche perché ha scelto Fasano nonostante il corteggiamento insistito da parte di tantissimi club del massimo campionato. No, va bene, loro qua sempre mi sono trovato bene, è come la seconda casa mia qua in Italia, allora lo stavo aspettando già un po', io avevo detto che era un a dopo, in un addio . Allora sono contento di tornare e speriamo di fare come è successo prima. Ecco Riccardo, Ricco Belli può essere un elemento di sorpresa, non è una sorpresa perché è un giocatore che si conosce bene, ma nel grande equilibrio di forze che insomma caratterizza la parte altissima, il vertice, il gota del movimento maschile. Ma sicuramente Ricco Belli in forza al Fasano, ovviamente. Ecco, Ricco Belli che arriva al Fasano dà una grande spinta all'attacco del Fasano, ma devo aggiungere un'altra pedina importante per il Fasano, che è Rubino, perché se è vero che Ricco Belli dà un cambio in più a Francesco Ancona, la difesa rimaneva pressoché identica. Invece adesso sembra che Rubino sia tornato ad allenarsi e voglia dare un aiuto al Fasano e secondo me questa coppia di giocatori darà qualcosa in più al Fasano. Bene, io ringrazio Riccardo Trillini, nostro ospite in questo numero speciale di Handball Mania. Ora una parentesi con Matteo Aldamonte, la pallamano internazionale, e poi ancora con Matteo Aldamonte per le conclusioni di questo appuntamento. La festa della Spagna, la Zagreb Arena, ha chiuso i campionati europei. Il vecchio continente si prepara a vivere le nuove emozioni della Champions League, che torna da questa sera con i match conclusivi del preliminary round. Sfida di cartello nel girone B, quella fra i tedeschi del Kiel e gli ungheresi del Veszprém. Due punti a dividere in graduatoria con la squadra magiara, che non può sbagliare perché è impegnata in una rincorsa senza pause ai tedeschi del Flensburg. Si gioca alla Sparkasse Arena, dove in 10.000 attendono il fischio d'apertura. Per gli appassionati italiani l'appuntamento è in diretta su elevensports.it e su Palamano TV. Occhio anche al girone A, Barcellona atteso dal confronto interno coi campioni in carica e capolista del raggruppamento, i macedoni del Vardar. Cadere alla Palau Blaugrana significherebbe per i catalani rischiare il terzo posto, al momento in coabitazione coi tedeschi del Leuven, opposti dal calendario alla Pick Zeged. Tutto fermo nei gironi C e D, dove si va in campo fra 24 febbraio e 3 marzo per gli spareggi che portano ai quarti di finale. In programma Ademar León Montpellier e Motor Zaporozhye Skjern.
Dopo la parentesi con la Champions, la Pallamano internazionale con Martolda Monte per le conclusioni. Matteo, siamo, possiamo dire, a metà del guado, no? Perché insomma avevamo preannunciato un inizio anno particolarmente intenso. Ho cominciato in Trentino Alto Adige con la nazionale maschile e l'Alpe Adria, proseguito qui in Puglia con la Final Eight di Pallamano femminile. Siamo a metà perché ci attendono ancora diversi appuntamenti, a cominciare dalla Final Eight maschile. Sì, Final Eight maschile, che è un altro grandissimo appuntamento, probabilmente quello col maggior eco in termini di seguito, senza nulla togliere chiaramente alla femminile, ma anche trattandosi di una manifestazione che si svolge in Puglia con due squadre pugliesi, sarà entrambe tra le favorite alla conquista del titolo. Esatto, infatti. E sì, io dico che queste settimane tra Alto Adige, da un capo all'altro dell'Italia praticamente, ci hanno dimostrato che l'Italia della pallamano, che l'Italia ha fame di pallamano, che questo movimento ha fame di grandi manifestazioni, ha voglia di stringersi attorno ad una causa che può essere quella azzurra o che può essere quella di un evento come in questo caso legato ai singoli club, alle singoli alle società che lavorano, e in questo caso mi permetto di sottolineare le novità come l'Oderzo, che fanno sicuramente piacere al nostro movimento. Assolutamente sì, e a proposito di scelte e di strategie, ne abbiamo parlato proprio con il presidente della Federazione Italiana Gioco Handball, Pasquale Loria, che ha sottolineato come quella di puntare su determinati territori e valorizzare al massimo le eccellenze di quei territori è una delle mission nuove, delle grandi innovazioni volute dalla nuova governance della FIGIAC, della Federazione Italiana Gioco Handball. Ascoltiamo il presidente della Federazione, Pasquale Loria. Puglia, Conversano, Pala San Giacomo, che per 15 giorni sarà la terra della pallamano italiana, perché oggi si assegna la Coppa Italia femminile, tra due settimane invece si replicherà al maschile, una scelta strategica importante da parte della federazione, no? Ma una scelta che va nell'ambito, sulla strada di quello che ha fatto fino a questo momento, sia con le nazionali sia con le competizioni federali. La Coppa Italia è la competizione federale principe. Abbiamo accettato questo progetto della Puglia perché ci è sembrato interessante nell'ottica di sviluppare, diffondere e promuovere i sistemi territoriali. Siamo stati a gennaio in Alto Adige con la nazionale e con l'Alpe Adria, trofeo internazionale, ora siamo qui con le due Coppe Italia. Andremo in Abruzzo a giugno con delle competizioni giovanili e con la nazionale femminile. Questo è più o meno il tratto che abbiamo inteso da prossimo 21 marzo a Follonica in Toscana con la nazionale femminile. Nel frattempo c'è l'appuntamento di Follonica in Toscana con la nazionale femminile. Il tratto che abbiamo voluto dare in questo primo anno di mandato è quello di stare vicino ai territori e di collaborare con le realtà locali per promuovere e diffondere la pallamano. Ed allora, dicevamo, lo sottolineava il presidente federale, Trentino Alto Adige con le gare di qualificazione ai mondiali e l'Alpe Adria, la Puglia con le due edizioni di Final Eight al femminile e al maschile. Ora ci attende la Toscana per l'impegno azzurro delle azzurre a Follonica il prossimo 21 marzo, poi la grande parentesi abruzzese. Insomma, è una pallamano in movimento. È un tour, perché abbiamo già toccato in precedenza il Veneto, la Lombardia con Padova, Brescia, e lì i numeri sono stati davvero esaltanti. Come detto, adesso toccherà la Toscana. Follonica è una piazza che ha già assaggiato il sapore emozionante dell'azzurro e che saprà rispondere certamente con un grande seguito che ci attendiamo ovviamente da tutte le società della Toscana, e poi l'Abruzzo, dove inizia un vero e proprio cammino, un road to Pescara che ci porterà ai campionati mondiali di beach handball del 2020. Dobbiamo farci trovare pronti, la federazione saprà, ne sono sicuro, farsi trovare pronta. Allora, ancora tanto da fare, tanto soprattutto da vedere, sempre e rigorosamente su Sport Italia, che è la televisione ufficiale della pallamano italiana. Prossimo appuntamento con Handball Mania settimana prossima, precederà l'inizio della Final Eight di Coppa Italia maschile, che si disputerà ancora qui al Pala San Giacomo di Conversano, e vi assicuriamo ci sarà assolutamente da divertirsi. Grazie a Matteo Aldamonte, grazie a voi per averci seguito, e non dimenticate quello che è il nostro motto: continuate a seguire e a contagiarvi, la pallamano è uno sport straordinario, elettrizzante. Arrivederci.